ChatGPT è un chatbot creato con la più recente tecnologia di intelligenza artificiale generativa. È un sistema che genera risposte alle domande, al contrario di un motore di ricerca che cerca risposte disponibili sul web. Si basa su un modello linguistico estremamente potente, con centinaia di miliardi di parametri, che è stato addestrato leggendo tutti i contenuti di alta qualità che si possono trovare nei libri e sul web. Viene poi trasformato in un chatbot, addestrandolo ulteriormente su un gran numero di conversazioni con persone reali. Questa seconda formazione è fondamentale per insegnare al sistema ad interagire in modo appropriato. ChatGPT ha incredibili capacità. Potresti chiedergli di scrivere qualsiasi cosa, un sonetto nello stile di Shakespeare o una canzone sul tuo animale domestico preferito. Ma anche alcuni punti deboli. È incline a fabbricare fatti che sembrano plausibili, ma non sono veri. Quindi, quali sono i rischi di questa nuova tecnologia? Ci sono diversi. Certi ipotizzano che ChatGPT potrebbe togliere il lavoro a programmatori, artisti, eccetera, ma in base alle nostre esperienze precedenti con le tecnologie che avanzano, probabilmente renderà queste persone solo più produttive. Il sistema educativo potrebbe dover ripensare il modo in cui gli studenti vengono valutati, se ChatGPT può generare compiti migliori dello studente medio. Poi esistono una serie di rischi associati all'intelligenza artificiale generativa in generale e non a ChatGPT in particolare. Se un chatbot è insufficientemente addestrato e vincolato, potrebbe fornire conoscenze pericolose, ad esempio come costruire una bomba oppure dare consigli inappropriati ai minori. Il chatbot potrebbe essere usato da individui con scopi maligni per produrre e diffondere disinformazione, tipo le teorie del complotto. In conclusione, i modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT offrono delle prospettive incredibili con cui stiamo appena iniziando a fare i conti, ma comporteranno anche dei seri rischi da affrontare, sia etici che di sicurezza.